tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra della nostra 100 Baby Challenge. Allora, ragazzi, nello scorso episodio abbiamo avuto una sorpresa meravigliosa, praticamente perché ben tre pargoli sono passati d'età. Tra questi il caro Jason, figlio ovviamente della nostra eh, bellissima Charlotte Turner e eh, del caro Victor Fang. Caro proprio nel senso che, cioè i cioè soldi. Quindi, ehm, il nostro diventato finalmente giovane adulto. Ha potuto abbandonare il nido, e ora ragazzi si è trasferito ovviamente a San 1. perché tutti i pargoli di Charlotte inizialmente vivono a San 1, ragazzi, poi vediamo come sistemarli, però inizialmente tutti vengono qui, perché immaginiamo ragazzi, Newcrest, io lo immagino una via di mezzo fra Willow Creek e San Myshuno, nella mia testa me lo sono sempre immaginato così, però... Ovviamente la vita metropolitana, ragazzi, la città tira sempre i giovani e quindi non poteva, no, non venire qui. Però qual è la storia di Jason, ragazzi? Lui poverino, ecco. Non uh, vedete che è un po' sospettoso, continua a guardarsi in giro, a guardarsi intorno. Perché il nostro caro Jason, ragazzi, la realtà è questa che non riusciva a trovare un appartamento, cioè sua madre gli ha dato i 20.000 a standard, no, che ha rubato i suoi fratelli prima, no, vabbè, eh, che ha risparmiato negli anni. Ehm mm, e però il ragazzo non riusciva a trovare una sistemazione, cioè eh, tutto molto affitti troppo costosi, no? Troppo cari, insomma così E quindi eh, si era ragazzi ritrovato inizialmente a vivere a Willow Creek, cioè prima sistemazione ragazzi, è stata a Willow Creek Se non che praticamente pochissime ore neanche ragazzi dopo che... Um... Il nostro si era trasferito così a Willow Creek in una casa, ragazzi, che dire fatiscente era. come dire. Mh, mh, proprio. Mh, no? Acqua di rose. E. Mh, dopo. Neanche il tempo ragazzi veramente di disfare i bagagli Quindi pochissimo Perché lui ovviamente ragazzi immaginiamo Che abbia chiamato sua madre Non ho trovato niente Sono dovuto venire a vivere qua E che pizza e Non è detto che io come mia sorella Sono felice ora di vivere a San Adamo A Willow Creek A lei piace a me invece fa, fa schifo Immaginiamolo E la madre ebbe detto Guarda non ti preoccupare ora ci penso io Quindi cosa è successo ragazzi? Il nostro dopo poco si è ritrovato qui Ora vi mostro, ragazzi, qui chi, chi gioca a The Sims sa perfettamente che questo palazzo, ragazzi miei, è eh, un palazzo, diciamo, ehm, in cui l'affitto non è che te lo regalano, ok? E lui si domanda perché, cioè come ha fatto sua madre a sistemarlo qui? Lui, ragazzi, ha provato a chiedere spiegazioni a sua madre. Ma Charlotte è stata molto. Ma non ti preoccupare. Ehm... Stai tranquillo, ho pensato tutto io, l'affitto è già pagato. Ehm... Goditi pure il tuo nuovo appartamento. E ragazzi, che appartamento? Ora, questo qui è l'appartamento originale. Io non l'ho ristrutturato, non ho scaricato, non ho fatto niente. Perché così, ragazzi, mm, lui l'ha trovato già così, che voglio dire ora, mm, per chi gioca a The Sims, ripeto, conosce questo appartamento. Io non ci ho mai giocato, quindi lo vedo per la prima volta, vi dico la verità. E lo mostro ovviamente a chi come me, mm, anche se gioca. Per esempio, anche se gioca a The Sims, magari non ci ha mai giocato. O comunque chi non ha The Sims, insomma, vabbè, fatto sta, ragazzi, è un signore appartamento proprio. Guardate soltanto il terrazzo, mm, voglio dire, a momento è più grande della casa di Charlotte. E è su più di un piano. Eccovelo qua, cioè, notare ragazzi, ora per me è fatto non male di più, però ehm, diciamo che sicuramente è grande e spazioso, poi io più avanti, ovviamente ragazzi lo sistemerò, e per lui ragazzi non si capacita, non si capita come è possibile che uno come lui, che praticamente non riusciva a trovare neanche una bettola, ehm, ora possa permettersi di vivere in un appartamento del genere. Ragazzi, c'è poco da fare i misteriosi. Mm, praticamente vi ho già svelato all'inizio. come è possibile tutto ciò? Ma perché la tazza sta qua? Vabbè, usa tesoro per favore. E guarda, fatti anche una doccia perché poi mangi qualcosa e vai a dormire. Nel senso, com'è possibile, ragazzi, tutto ciò facile! Proprio qui a fianco, vive il caro Victor Fang, ovvero il papà del nostro jason e quindi ragazzi eh, cioè non, non, non serve una scienza per capire che fondamentalmente cosa ha fatto la nostra charlotte charlotte lo ha contattato eh, ovviamente ragazzi lei mh, in un certo qual modo diciamo riesce sempre a stare in contatto con tutti i papini ecco anche se magari non eh, i papà ecco non si vedono eh, lo ha contattato dicendogli guarda io non ti ho mai chiesto niente non ho mai voluto niente eh, il bambino, comunque nostro figlio, l'ho cresciuto da sola perché immaginiamo, ovviamente, che l'abbia eh, goditi la vista dell'appartamento. E ti credo ehm, che comunque l'abbia contattato, le abbia raccontato: Guarda, io all'epoca non ti ho detto niente perché so che tu sei un uomo importante. Non volevo crearti problemi con tua moglie, ma io sono rimasta incinta. Non ti ho mai chiesto niente, non ho mai voluto niente da te, però ehm, Adesso nostro figlio ha bisogno di aiuto Perché non riesce comunque a trovare un appartamento È dovuto andare a vivere Insomma, gli ha un po' spiegato la situazione Quindi, servi colazione Vai, vai con la macedonia di frutta Perché, caro mio, insomma, non è il caso eh, E adesso ha bisogno del tuo aiuto Io non posso permettermi con tutti i figli che ho Di pagargli ehm, l'affitto eh, E quindi devi intervenire tu E quindi cosa ha fatto, Victor? Sapeva che l'appartamento accanto al suo era libero e pur sapendo comunque ragazzi che corre un rischio Perché voglio dire cioè Lily non lo sa che lui ha avuto un figlio da un'altra donna ragazzi Diciamocelo E pur sapendo che corre un rischio ragazzi Però immaginate un uomo che non ha mai visto suo figlio E notare ragazzi tutti i fratelli <ride> eh, Vedete Ed è il suo unico figlio Poi tra parentesi ragazzi anche maschio Quindi eh, immaginate comunque che Uh, il desiderio di avere un figlio, di avere un erede, no? Lili non ne vuole proprio sapere, però lui uh, anche solo per ecco, mandare avanti il suo nome. Perché sto bancone è girato? Ma che cappero hanno fatto qua? Vabbè, ragazzi, proprio le cose fatte, non voglio dire come. E ovviamente poi cambierò tutto, diciamo che ora non ho cambiato niente ragazzi perché Victor ha preso e l'ha affittato ehm, E la madre magari gli ha detto guarda c'è stato un, sai, un uomo molto ricco, ehm, ci ha aiutato no? con una donazione eccetera per questo puoi permetterti di vivere lì E lui non è che ha fatto molte domande ragazzi, cioè è dubbioso, non capisce però e dicevo, anche se è rischioso, ragazzi, immaginatevi comunque che il caro Victor ehm, non ha mai conosciuto suo figlio, non ha figli, vorrebbe tanto avere un erede e quindi nel momento in cui ehm, ha potuto fare qualcosa, ovviamente senza esporsi, almeno per il momento, eh, ovviamente, ragazzi, si è fatto avanti. E quindi ora il nostro Jason vive qui. Come potete vedere, però, ragazzi, non l'ha presa molto bene. Cioè, nel senso, lui questa casa. Questo appartamento, sì, per carità sarà di lusso, sarà figo, sarà tutto quello che volete. Però. Proviamo a metterci un attimino nei panni, no. Dei, dei figli di Charlotte, ragazzi, loro comunque vivono in una famiglia per carità, incasinata, rumorosa, frenetica, chiassosa, tutto quello che volete, sì, grazie, caro. Però. Um... Sono circondati da tanto affetto, comunque da tanto amore. Ehm, C'è sempre qualcuno con cui scambiare due parole, fare, farsi compagnia a vicenda, insomma. Immaginiamo così. E all'improvviso invece vengono a vivere, vanno a vivere comunque da soli, perché non tutti vanno a vivere comunque insieme, ecco. Si trasferiscono insieme, la maggior parte va, eh, si trasferisce comunque da solo. E, e sono soli e lui per di più, sì. Voi direte, beh, cavolo, solo in un appartamento del genere, è ben volentieri Però lui, ragazzi, invece, non ragiona così Lui è solo in questa enorme casa e sente la mancanza della sua famiglia Però il nostro è un culturista, riguardiamo un attimo i tratti Ordinato, perfezionista, genio E magari, secondo me, lui un po' soffre il fatto di essere così mingerlino E quindi decide, ragazzi, che la sua carriera sarà proprio sì Dedicata all'atletica, diciamo così a migliorare il suo fisico perché lui non non si vede bene, quindi atleta. Un atleta ha bisogno di forza fisica, velocità, resistenza e intelligenza. Inizia una carriera in cui dei tifosi entusiasti gridano il tuo nome, indossano la tua maglia e ricordano per sempre le tue imprese. Rami della carriera atleta professionista e culturista. Chissà, secondo voi, fra i due atleta professionista o culturista, quale... Su quale dovrebbe puntare il nostro Jason? Io ragazzi lo vedo di più, cioè me lo immagino una persona comunque, come dicevo poco fa, che soffre un po' per um, questo fisico un po' magrolino, non tanto muscoloso, no? E quindi secondo me lui vuole diventare un culturista, però fatemi sapere voi, fatemi sapere voi. Oh, inizierà domenica alle 14 Bene, caro, non è che hai molto tempo libero, devi fare raggiungere il livello 3 di carisma, la forma fisica, devi allenarti, insomma, una serie di cose. Direi che a questo punto, ragazzi, io lo manderei a dormire, perché poverino è sfatto completamente. Vai e dormi e noi ci rivediamo qua non appena il caro Jason si è, come dire, ripreso eh, per accompagnarlo, comunque no, per iniziare a lavorare sugli obiettivi. Perché per ora è solo una mascotte della squadra. e In due giorni, ragazzi, dovrà cercare di lavorare su questi obiettivi. Quindi ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, come capita spesso in The Sims, uno ha un programma e poi le cose cambiano. Il nostro non ha fatto in tempo, diciamo, a riposarsi bene. che il comitato di benvenuto ha bussato alla sua porta. Ma chi c'è fra il comitato e nel comitato di benvenuto? Lily Fang e Victor Fang, che vi conciato così, tesoro mio, guarda, ti giuro. Eh, proprio da cavarsi gli occhi E il caro Diego Lobo Pronto i ricconi ragazzi stanno qua Ma che un raduno di ricconi vabbè E quindi um, Lui io lo vedo un tipo molto semplice ragazzi Cioè ha sentito bussare alla porta Verrà qui e uh, invita i vicini a entrare Non lo vedo tipo da uh, Invita anche lui a entrare Facciamolo un po' con tutti Così siamo sicuri che se non becca uno becca gli altri E loro sono qua Vedete anche sto schifo? Ma che è? Madonna, ragazzi, vabbè. E mm, eh, sono qui, ragazzi che aspettano, no? Eh, sì, salve! <ride> Piacere, eh, voi sareste? Siamo venuti qui a darle il benvenuto. Guardate lei come lo guarda. Con sospetto! Cioè, nel senso pensa. Ma come fa un ragazzetto così giovane? Potersi permettere questo posto, guardatela ragazzi, eh, Lili. non è scema ragazzi miei, e ovviamente Victor eh, la guarda come per dire, speriamo non mi abbia sgamato, non sgamarmi, ti prego, non sgamarmi, assomiglia a mio marito, <ride> tesoro mio, quasi quasi, sì, sarebbe proprio il caso. Mentre il caro Diego dice: Ma io non ci ho capito niente. Cioè, che cosa sta succedendo qua? Qual è il problema? Salve, eh, sì, io mh, mi sono trasferito qui da poco. Quindi, cerca di fare conoscenza perché mh, ah, sembra ieri effettivamente che era un bambino che puzzava solo. Uh. Tesoro! <ride> Hai visto? Finalmente abbiamo un vicino. <ride> mm, sì, forse non è stata una bella idea. Allora dimmi, insomma, ti sei trasferito qui da poco e che lavoro faresti? Uh, ecco, beh, tu non è tesoro che, voglio dire, puoi parlare Sfrutta, truffa e bracca Un Cioè, non è che il nome fa ben sperare, però vabbè E lui va al piano di sopra Io um, potrei utilizzare il bagno, certo è il piano di sopra Ecco, si sì, scappa, Fa il vago uh, Sai, beh, veramente ancora ho iniziato da poco, sono una mascotte Strano mm, Guardate lei Le temperature sono tremendamente gelide da queste parti eh, Nel tuo cuore anche tesoro Perché secondo me tu eh, insomma Sei la regina di ghiaccio eh, Sì sa eh, ho mandato un curriculum eh, Sono stato fortunato mi hanno assunto subito Sì ma anche con le giornate di sole Fa tanto freddo eh? Beh metterò dei mutandoni pesanti <ride> Sì tesoro non è il caso Comunque ringraziala per la presenza Perché vedete lei lo guarda No e mh, Vedete come lo fissa Guardate, fateci caso. È dubbiosa. Perché voglio dire, la mh, somiglianza, ragazzi, tra Jason e Victor, direi che è piuttosto evidente. Cioè, si salva perché lui ha ripreso anche qualcosa da sua madre, ma lo stampo, ragazzi, è del padre. E quindi, ragazzi, Lily, che non è scema, detto proprio fra noi, francamente, vede un ragazzetto così giovane che si è appena trasferito da queste parti, ragazzi, in un appartamento. Ecco, sono felice che abbiamo occasione di chiacchierare In un appartamento, ragazzi, che l'affitto sono 5.000 Si muole una botta, voglio dire Questo le dice che, ecco, mi sono appena trasferito Sì, prima eh, volevo quasi, ero tentato di, di scappare da qui eh, Di prendere un aereo e via, scappare via Perché a Willow Creek avevo trovato una topaia E quindi, scusami un secondo, vado a, a parlare con mio marito Eh, calla, eh, tesoro, cosa hai combinato? Va bene, uh, fai un po' una presentazione amichevole col caro Diego Beh, salve, mm, ecco sì, va bene, quello splendido, perché sì, fratelli, ma ammazza, complimenti, ti è andata bene Poi ci fai sapere che cosa capperò è successo, come fai a vivere in un appartamento del genere Noi abbiamo trovato eh, nelle, nelle catapecchie proprio Quindi lei è un musicista? No, veramente sono un critico d'arte, caro um, È sempre una forma d'arte, quindi per questo ti confondi, sei così giovane Cosa avrete combinato al piano di sopra? Secondo me farò delle ricerche non finisce qui, ragazzino. Io farò delle ricerche e scoprirò ogni cosa. Bene, ragazzi, si inizia bene con la cara Lili che sospetta. Giustamente, ragazzi, perché ripeto, non è festa del nostro caro Jason. Jason, sei felice, tesoro? Posso usare un minuto il computer? Ma tutti con questo computer? Uh, sì, sì, sa, sono un lama, non me la cavo molto bene. Musica, arte, per me avete tutti i soldi, insomma, siete tutti uguali. Lei quindi si è trasferito qui da poco, diceva, eh? Mm. E in quale scuola ha studiato? Massa um, Pubblica, sì, uh, caro. Signor Lobo, sì, vengo da lontano, da Newcrest. Beh, sembri un ragazzo pulito, lasciatelo dire. E anche l'appartamento è pulito. Beh, certo, perché mica l'ha pulito lui, caro. Cosa c'è, tesoro? Ti vedo un po' attesa, sinceramente. Guardate, la ragazza, è proprio accanito. Oh mio Dio, scoprirà ogni cosa, eh lo so tesoro, Ti, vi prego ditemi che non è già l'affitto, ok perfetto, uh, tu hai da pagare le bollette Tuo marito invece che ha fatto qua? Si è perso nell'appartamento, che fine hai fatto? Si è nascosto a parlare col vater, eh, beh certo, come dire, ovvio no? Hai capito di aver fatto la cavolata e quindi... Eh, cosa posso fare? Dovrei dirlo a mia moglie? Non dire cavolate, anche io che sono una tazza del chasso. Capisco che sarebbe una pessima idea, eh? Ma il mononeurone? Eh beh, in effetti sì, tesoro. Non ti fa insultare anche dalla tazza, vabbè. Ehm, quindi eh, lavora in un fast food. No, veramente ho appena. quale lavoro fai? Insomma, posso permettermi di darti il tu? Ma certo, ho... allora vede, io non ho mai fatto fichi fichi. Fondamentalmente la questione è questa. E, diciamo che um, vorrei migliorare il mio fisichetto, che, come vede, è un po' troppo asciutto. Ecco, vede, non ho un muscolo né niente. Per fare fichi fichi, fondamentalmente. Tanto fichi fichi, ha capito? Sei molto diretto, ragazzo. Bene, vogliamo mangiare la torta che ho portato? Sì, va bene, mangiamo la torta. Prendi anche tu un pezzo. Che gioia! Poi eh, no, abiti no, perché tu ormai stai conciato così, quindi voglio dire azioni, forma un gruppo e secondo me col caro Diego, eh, potresti sederti insieme, ecco qua. Lei si fa proprio gli affari suoi. Ecco, ora guarderò che cosa cucina, cosa mangia e da qui capirò se i gusti uguali a quelli di mio marito. Sì. Spero che la torta alla frutta ti piaccia, è una ricetta di famiglia, ma davvero, vabbè. Se lo dici tu, caro. Mmm, dal sapore. Sembra la ricetta di mio marito. Tesoro, questo non l'ha mai visto il padre, è un po' difficile. Vabbè, non andartene, guarda, rimanete qui. No? E lui ringrazierà per la presenza. Comunque, insomma, lei è una persona importante, io la, la ringrazio, insomma, per essere venuto qui a, a, a trovarmi. Ecco, poi, no, non lamentarti del piatto, è una ricetta di famiglia, ma che stiamo scherzando? Eh, se la prende poi... Guarda che Diego, io me lo immagino un tipetto un po' permaloso... Quindi discuti dei cambi nel quartiere... Beh, sai, è un piacere... Ecco, e dei sapori del cibo, immaginiamo che. Questa ricetta è fantastica. Potrebbe. Questa torta è fantastica, potrebbe darmi la ricetta? Sarai abituato a mangiare tre al formaggio grigliato, <ride> Newcrest. Beh sì, anche a condividere il mio letto con più di una persona. Detto così, è brutto, tesoro. Deve sapere che prima di trasferirmi qua vivevo in una casa con una grandissima famiglia, eh? eh? Ma non ho. Ah, e tuo padre, ragazzo, cosa faceva? Ma non l'ho mai conosciuto! E lui! <ride> Mi sto per soffocare col cibo! E lei non ha mai conosciuto il padre eh Beh, Ragazzi vi prego Cioè Diego stai mettendo uh, Il caro Victor in una situazione Come dire imbarazzante Lascia stare, fai il vago E tua madre Come mi hai detto che Viveva, vivevate con l'arte di tua madre Viveva cioè, mh, Insomma dipingeva Sì esatto e Preparava anche moltissime ricette mia madre Molto brava Ehm um, Mm. Chissà se la conosco. Eh, caro, fidati che la conosci. Fidati che la conosci. Avete qualcosa in comune? Tu e Victor. E lei lo guarda. Vedete come lo segue con lo sguardo. Questo tizio mi puzza. Tesoro, non fare così. Uh, voglio dire. Beh, cara, non pensi che dovremmo andare via, eh? Il ragazzo qui dovrà sistemarsi se si è appena trasferito. Hai fretta, tesoro? Eh, non me la fare incacchiare, ti prego, Victor. Pure tu te la cerchi. Oh, lui riva sopra a confidarsi col vatere, eh? Quello voglio dire. Dove vai, Victor? Eh, ho bisogno di nuovo di andare in bagno, sai? Evidentemente c'era qualcosa in quella macedonia. Sì, vabbè, certo, come no. Mm, ripulisci, no, sono curiosa, ragazzi, non posso crederci. Sta ancora andando a parlare con il vater, ditemi di no. Allora, qui la situazione si mette male. Eh sì. Vedi? Quello scemo di lobo Eh? Che pensavo fosse un mio amico, non mi sta affatto tenendo per mano, capisci? Ma eh, quindi non lo so, non so cosa fare. Senti, guarda, la situazione non è certo da pollice in su, ma capisci che io sono un batter, vero? Certo che lo capisco, ma sei un'intelligenza artificiale, puoi darmi dei consigli? Eh? Beh, in effetti ho quella cosa che a te manca, l'intelligenza. Hai ragione, cara, come darti torto. Allora dunque. Ragazzi, quando uno ha dei piani, eh? E quindi cosa ti ha detto il ragazzo? Ma niente di che, insomma, eh, non conosce il padre. E chi potrebbe essere, secondo te, la madre ha detto che fa la pittrice, no? Eh? Non ti pare strano? Non facciamo discorsi da lama. Tu sei un critico d'arte. Se fa la pittrice dovresti conoscerla. Sì, ma sono un critico, ma non conosco tutti i pittori del mondo. Oh, capito, devo fare le cose da sola. Come al mio solito. Va bene, prosegui le ricerche, tesoro. Va bene, io direi che uh, possiamo terminare, no? Che è ora di andare, cara. Non pensi che sia proprio ora di andarsene? Eh? Direi che è il caso di andare. E lui lo rallegra, ecco. Ora devo proprio andare. Comunque, eh, vicino è stato un piacere, ma veramente non gli hai rivolto la parola? Vabbè, certo, perché davanti a tua moglie non dovevi far vedere che, eh? Allora, lei ha portato un dolce, sai, è stato veramente gentile. Beh, caro ragazzo. La vita non è facile. Già, ma va affrontata col sorriso, non crede? Sì, ma può essere una vera guerra. Quindi fidati poi, soprattutto in questa zona, capisci? Tu vieni dai bassi fondi, dove neanche fate la raccolta differenziata. Beh, sì, in effetti la storia che, cambiamo, che cambiavo spesso letto con i miei fratelli forse l'ha portata a pensare questo, ma eh, non è che vivevo con le mosche intorno, capisci? Cioè, non, non andavamo mica dei lama, insomma. Um... Bene, io vado, eh. è stato veramente un piacere. Eh, sì, grazie, arrivederci. Ma è un po' strana quella signora, vero? Parlavate di arte, se non, non ho capito male. Ma guarda, quella è Lily Feng. È tutta strana. Mm, del resto, vedi, secondo me sono entrambi intrappolati in un matrimonio infelice. È una sorta di palla al piede l'uno per l'altra. Capisci? Eh? Uh, beh, no, eh, non riesco a capire, non sono molto... Mm, pratico. Eh, però se lo dicerei che, insomma, ha tanti soldi, guadagna auto di lusso e non prende. cioè un auto di lusso e non prende mosche. Ma certo, caro, sono un tipo simpatico e alla mano. Bene, io andrei a riposarmi, sa? <ride> Ho traslocato in piena notte e quindi. ecco, c'è pure il festival dell'idillio. Quindi, caro, chi lo sa, magari in futuro potresti proprio andare al festival a conoscere qualcuno. Nel frattempo, ti prego, vai a riposarti, Diego, lo lasciamo qui eh, perché sì, tu devi proprio riposare. Ok ragazzi, sono le otto e mezza di sera e il nostro si sveglia perché, insomma, altrimenti poi mh, si scombussolano proprio gli orari alla grande, quindi vai dall'amica di tuo padre, <ride> perché ormai sono diventati grandi amici, vabbè, ti fai una bella doccetta e poi direi che assolutamente vai a fare un po' di jogging, perché sì, ragazzo mio, devi. Qua cosa dice? Guardi la vista dell'appartamento. Ecco, apprezza il panorama e guarda fuori da una finestra dell'appartamento vista grandiosa. Mm, potresti farlo effettivamente. Non ho mai visto, ragazzi, questa interazione qua. Quindi non lo so, bisogna cliccare su una finestra? No, forse bisogna uscire qui fuori. Dopo ci proviamo. Dopodiché basta tesoro uh, Sì sono felice che c'è una pulizia proprio voglio dire puoi baciare dove cammini Però non è il caso insomma Non è proprio il caso E, e quindi ragazzi voi cosa ne pensate della situazione con uh, Lily Fang Io ragazzi prevedo sinceramente dei gran casini ve lo dico proprio dal profondo del cuore perché secondo me Lily ha già capito tutto, non è, ripeto, una festa nell'ultima arrivata, la somiglianza tra il caro eh, Jason e suo marito è evidente, però ragazzi, voglio dire, non mi sento di, ehm, di giudicarlo comunque, perché ehm, dopo tutto lui non ha mai conosciuto suo figlio, no, in questo, mi sapete dire ragazzi come si fa? Apprezza il panorama e guarda fuori da una finestra. Mm, non saprei perché. Oh, ecco, guarda fuori dalla finestra da questa parte. Niente, risolto. Si, sì, si vede che non ho mai giocato proprio con uh, questo lotto. Quindi, guarda. Certo, ora piove. Eh, lo so, tesoro mio. Che devi fare? Ma devi andare. Ehm. Um... A fare jogging, quindi non appena avrei terminato qua, eh, vai. E avete una situazione, dicevo, ragazzi, drammatica, perché è eh, difficile, soprattutto per, il, per Victor. Perché lui, ragazzi, obiettivamente, nel momento esatto in cui ha saputo, e questo è da ammirare, No? lui ha saputo, ragazzi, di avere un figlio, e subito all'istante, eh, nel momento in cui ha saputo che suo figlio era in difficoltà, comunque qua inizieranno i casini, perché voglio dire, vabbè, io immagino siano loro che stiano litigando, comunque, eh, stanno litigando. Eh, nel preciso momento dicevo In cui ha saputo che suo figlio era in difficoltà Ragazzi si è offerto di aiutarlo Ora non è una cosa questa che fanno proprio tutti eh, Poteva anche come dire no Voltarsi dall'altra parte Lui è un tipo importante Sua moglie magari rischiava di venirlo poi a scoprire Come effettivamente sta ehm, apparentemente accadendo E quindi poteva fregarsene Invece no Lui eh, comunque ha deciso di Comprare una parete arrampicata Certo tesoro ora non mettiamoci grilli per eh, la testa Capisco che Secondo te potresti tranquillamente permetterti mh, una parete arrampicata, ma no, fidati, non è così. Ehm, e quindi la situazione, sì ragazzi, la vedo veramente, veramente difficile. Detto questo ragazzi, noi con il nostro Jason che è qui a fare vlogging sotto la pioggia, direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Io mi sono divertita un casino a registrarlo perché volevo in realtà dedicarmi ragazzi a tutte le sue um, abilità, no? Però proprio non ce l'ho fatta quando ho visto Lili. Ho detto no, cioè Lily e Victor qua scoppia il putiferio E effettivamente ragazzi poi qualche casino c'è stato Come avete potuto vedere stavano anche litigando Quindi sicuramente proprio eh, No caro dovresti proprio ancora fare jogging eh, e quindi ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle Quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi Le mie playlist, la programmazione del canale Ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay, immagini ma con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando, oddio, una donna fantasma Andate in tutti i loro canali ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena Sono bravi, fantastici ragazzi, veramente iscrivetevi e attivate la campanellina perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video vi, arrivi, vi arriverà una notifica ragazzi e non rischierete mai di perdere i contenuti che portiamo sul canale vi ricordo ragazzi inoltre che sempre in descrizione nell'info box trovate anche il link al mio nuovo account di Instagram um, ma che ti sei imbucato così dentro casa tua ma stiamo scherzando ma che è sta storia ragazzi vai a fare jogging perché stai qua Cose mistiche Cose misteriose Io devo capire dove sta andando Dentro casa Capisco che casa tua è grande Ma ora addirittura Venire a fare jogging qua Ragazzi non ho parole Dicevo trovate il link al mio nuovo account Instagram Cioè Baluccia Sims Stories Nel quale ehm, io sto pubblicando comunque una storia scritta Quindi con foto Sempre utilizzando The Sims 4 ragazzi Questo non c'ha pace Non lo sa neanche lui quello che deve fare Sempre utilizzando The Sims 4 Sto pubblicando ragazzi questa storia Ci tenevo perché era da tanto che mh, avevo questo progetto Vi avevo detto comunque già tempo fa Che c'erano due progetti in ballo E uno era è questo qui presto ragazzi arriverà anche il secondo progetto quindi non vi preoccupate non vi preoccupate scoprirete presto di cosa si tratta per il momento però eh, si sì, c'è questo quindi se eh, avete piacere comunque di vedere le foto barra leggere la storia eh, vi aspetto ragazzi ovviamente su instagram tengo ragazzi quindi fatemi sapere cosa ne pensate detto questo io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio vi rimando come sempre al prossimo nel quale ragazzi mh, torneremo in casa turner quindi la casa principale della nostra charlotte e vi domando una cosa Fatemi sapere ragazzi, se visto che mi è stato chiesto eh, un ecco, mh, vabbè, ordina qualcosa, mi è stato chiesto ragazzi di fare qualche video CAS, speedcast o speed build. Io sinceramente costruire <ride> non è che me la cavo tanto bene, quindi preferisco dedicarmi al CAS. Fatemi a questo punto sapere ragazzi, se ehm, visto che devo ancora fare il cambio look per eh, le figlie di Charlotte perché sono passati quattro figli, non tre, come avevo detto all'inizio dell'episodio? Dicevo, fatemi sapere se um, potreste gradire, ragazzi. Eh, di vedere comunque ecco il cambio look delle pargole che sono rimaste ancora cioè che sono ancora in casa Turner che sono cresciute ehm, in, con uno speedcast quindi se volete eh, che io faccia il cambio look off camera o se invece preferite eh, assistere quindi che io faccia un video a parte ehm, con appunto uno speedcast nel quale appunto vi mostro il cambio look ehm, delle pargole perché potrebbe essere divertente, no? Potrebbe essere un'occasione per fare qualche speedcast, così ehm, visto che Charlotte è quella comunque che ha molti più pargoli ogni volta da sistemare. Eh, potrei con l'occasione Magari ogni tanto fare qualche speedcast Fatemi sapere se questa idea può interessarvi o meno Altrimenti le modificherò Anzi le modificherò io off camera ragazzi Senza alcun problema non, non ci sono problemi Detto questo ragazzi grazie ancora Vi rimando al prossimo episodio Quindi in casa Turner La casa principale con la nostra Charlotte Che sta per finire la gravidanza Quindi ragazzi sono curiosissima di vederla Vi abbraccio forte Sul sul simmers E non